Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto qui al canale. Siamo qui su Farming Simulator 22 nella mappa Belerond. Allora, ragazzi, continuiamo le lavorazioni e diciamo che vi vendo questi due attrezzini, come avevo detto già nel gameplay precedente, li andiamo a vendere. Sì, questo e questo va 20.000, va bene. Ho accumulato 4 lire proprio. Allora, avevo detto che mi serviva una seminatrice. A meno che non sia spuntata una seminatrice, ma devo seminare cosa? Per il momento niente, sinceramente. Per il momento niente dovrei seminare. Non ho nulla da seminare in teoria. E allora direi di aspettare, perché la semina, la prima, dovrei farla o ad agosto o a settembre. Io direi di aspettare a sto punto. L'unica cosa che devo fare è recuperarmi un coltivatore, che effettivamente anche per quello lì potrei aspettare un attimo, verificare magari se c'è qualche offertina. Perché tanto, da quello che posso vedere e capire, con gli animali siamo a posto, con la serra pure. Nel gameplay precedente abbiamo venduto un po' di cose, qua dovevo mettere a posto, ma ci sta. E sì, devo coltivarlo, perché sennò non riesco a raccogliere i sassolini. E io direi di andare avanti e verifichiamo un attimo se magari qua ci capita qualche bella offerta. Esatto. Come sempre, ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su, dei milioni like, commentate, condividete, e giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi, e vi ringrazio. C'è già un'offertina di un trattorino, vabbè, per il momento non ci serve. Richiesta elevata a frantumatore. La prima volta che vedo che c'è una richiesta elevata. Mazza, ho 188 euro. 4.008. Qua il prezzo a novembre dovrebbe mostrare i suoi migliori risultati. Vabbè, qua non c'è niente. Andiamo avanti. Un carrellino, vabbè, non me ne faccio tanto, non ne faccio niente di sto carrellino qua, eh. Allora, la trebbia dei semi di soia è molto avanzata, purtroppo, il che vuol dire che devo seminare prima. No, buona cosa questa. Ok, il giorno è passato, ora possiamo seminare la colza volendo. Però non lo so, non lo so. Le api, non mi ricorderò mai di queste api. Ok, per il momento credo che resisteranno 2 giorni così. Per me. Secondo me resistono 2 giorni. Allora, siamo ad agosto. Potrei andarmi a seminare un po' di colza, volendo, visto che non l'abbiamo ancora trattata. Oppure proviamo a tirar dritti e continuiamo a cercare un'offerta. Ecco, una pala. Non ne faccio una mazza di una pala io. Niente, ragazzi, non è uscito niente. Io non so cosa fare adesso. Perché o vado avanti, e comunque non è ancora stagione di semina. E tiriamo dritti, Valan, di un altro po'. Ecco le uova. Visto che comunque vorrei andarmi a vendere le uova a sto punto. Allora, siamo pronti. Vendita notturna. Y.
5.007 litri, bene. Allora, il punto è là e ci arrivo in un attimo, tanto facciamo presto. Offerte zero, c'è una imballatrice, vabbè, ma non mi interessa. Può anche aspettare. Allora, eccoci giunti sul posto di vendita, solito, insomma. Vediamo se le vendo qua, sì. Eccellente. Sì, così se le lascio legate vedo anche quanto, vabbè. Quanto abbiamo fatto da sti ovetti? 31.000 euro, vabbè, ci sta. Ci sta, ci sta. Adesso torniamo in farm. Che vediamo, non è spuntato niente. Andiamo avanti, allora, forse no. Ne vado a vedermi il miele. Ecco, il miele è un po' preso un po' così. Cerchiamo di metterlo al riparo. A posto. Nel frattempo è anche arrivato l'aiutante. Molto bene. Allora, andiamo avanti. Allora, credo che dovremmo esserci ormai, eh. Sì. Mi devo per forza fermare, eh. Ok, bene. Le 8. Offerte 0. Purtroppo non c'è niente. A meno che non lo prenda a noleggio, e poi aspetto. Proviamo a far così anche. Allora, questo, mi prendo un coltivatore a noleggio, così li provo. O un coltivatore o un erpice a dischi. Noi come potenza abbiamo 280 qualcosa da usare col John Deere. Allora, un erpice a dischi, prendiamo questo. Vabbè, noleggia. Vabbè, spendiamo un po' di noleggio, però spero poi di non... Voglio provarlo, vediamo un attimo che succede. Sì, beh, comunque mi serve anche la seminatrice alla fine. Vabbè, ci vediamo in farm. Allora, eccomi qua. Allora, questo lo stacco. E ci siamo. Ho commesso un piccolo errore, mi sa. Perché sono sicuro che c'era un terreno da fertilizzare, sicuramente. Adesso devo darci un'occhiatina. Sperando che questo attrezzo funzioni e mi lasci raccogliere le pietruzze. Vai. Fermati un attimo. Che voglio provare subito, perché sennò non ha senso fare questa lavorazione qua se poi... Sì, sì, ottimo, 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 ottimo. Sì, siamo sicuri che non funziona, vero? Esatto, bene, bene, bene. Ok, molto bene. Ok. Perfetto. Eccellente. Ok, aggiudicato per l'attrezzino, è andato molto bene sto attrezzino qua. Adesso questo è un terreno che devo sì, passare tutto. Non c'è dubbio. Benissimo. Sì, ferma un attimo perché abbiamo un po' di panico qua, eh. Fermo lì che devo fare mezzo giro qua così tu. Mi sa che, vabbè, non serve... Perché se io sto facendo quella lavorazione lì con il raccoglisassi, vuol dire che lui...
me lo sta coltivando, per cui io potrei anche optare per una minatrice, diciamo, semplice, senza tante. Questo aspetta un attimo, prenditi un po' di pausa, che sistemo questo, perché qui è coltivato, sicuramente. Vedete, è coltivato. Sì, mentre secondo me, no, no, dai, 39 è fertilizzato al massimo, perfetto. Pensavo di aver, di trovarmi con un problema. Questo lo spostiamo, che non dia fastidio. Basta, dobbiamo solo aspettare di andare avanti con i lavori. Purtroppo la seminatrice non c'è ancora. Perché potrei andare avanti fino a oltranza, nel senso che potrei andare avanti fino alle. Anche se piove, a me non interessa. Maledizione. Basta perché. Oltre non posso andare perché devo seminare. A meno che non saltiamo una semina. E la rischiamo. Ma speriamo che comprenda che non l'ho spostato. Niente, io qua ho le galline che stanno andando oltre. Mi chiedo cosa stia facendo questo. Vabbè, non ci chiediamo cose che non dovremmo chiederci. Allora, ragazzi, ho passato un attimo. Piano, lì vicini, lì un attimo un'andata perché niente, questo proprio mi sta facendo innervosire. Non ci siamo. Se non vuoi capire che devi partire dal fondo, partiamo dal fondo allora, visto che non vuoi capire con le buone. Ok, vediamo se ce la facciamo. Ok, qua abbiamo finito. Ho fatto quei due passate lì perché avevo necessità di sistemare il terreno. Allora, posso restituire questo, sì. Devo ricordarmi che che è quello giusto, caso mai avessi necessità. Allora, vediamo un attimo finché punto posso, vabbè, basta, basta. Ho provato io ad andare avanti, ma non c'è niente. Allora, vediamo un attimo di prenderla a noleggio. Però voglio provare questa Kun. Come va? 6.000 euro però. Caspita, se sono soldi. Mi sa che conviene comprarla. A questo punto, per 1 euro potrei comprare questa. Ecco, non posso più comprarla. Niente, continuiamo a comprare la Pottinger, che per il momento è l'unica che mi dà fiducia. Ecco. Vabbè, abbiamo mandato avanti il tempo per nulla alla fine, perché non ci siamo. Allora, carichiamoci intanto, casomai c'è qualcosa anche in farm, bene. Allora, carichiamo e iniziamo. Ormai la scelta è stata fatta, non torno indietro. Avrei potuto aspettare, però va ben così. Uè, dov'è il fertilizzante? Qua dietro. Abbiamo poco fertilizzante. Devo andare a fare recupero. Allora, partiamo da qui con il frumento. O è la colza? Adesso devo capire. Allora, colza, sì. Facciamo colza, vai. Molto bene. Molto bene, eccola qua. Ok, ho
No, va benissimo, ottimo, eccellente. Qua con i sassolini come stiamo messi? Ah. Male. Allora, possiamo seminare tutto. Va bene, va bene. Non è un problema. Ok, a posto. Passiamo sull'altro terreno e poi ci stiamo. Molto bene. Qua dobbiamo fare solo due, tre passaggi, due passaggi forse. Segna anche. Sì, era proprio questo il primo punto qua che mancava di raccolta sassi. Sì. Ok, credo che questa andata possa anche bastare per il momento. E comunque credo che tra un attimo mi fermo qui. Perché comunque devo continuare le semine per forza, perché non c'è altro modo. Allora, comunque ragazzi, io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni su, dei milioni like, commentate, condividete, giù in descrizione ho tutti i link per seguirmi e supportarmi, e vi ringrazio. Allora, questo lo parcheggiamo qua. Eccolo qua. Poi devo trovare il carrellino per sistemare la situazione. Vabbè, allora devo anche capire cosa andare a seminare. Beh, potrei seminare il frumento visto che l'ultima volta l'ho venduto e avevo un buon prezzo, eh. Sì, io direi di far frumento. Tanto prodotto per le galline ce ne abbiamo. Qua ce n'è per le galline a volontà, molto bene. Ok, vabbè, comunque io credo che per il momento mi fermo qui. Vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti, grazie e alla prossima. Ciao ciao.